Jackson News, Jackson News. Le interviste di Erika Jackson ai personaggi del momento. Buongiorno radioascoltatori di Radio Diva ed eccoci qui con le Jackson News ogni lunedì alle 12.40. Io sono Erika Jackson, benvenuti e abbiamo ospite, un ospite particolare anche oggi come tutti i lunedì. Abbiamo una miss oggi, una ragazza dolcissima ma nonché esplosiva perché è una napoletana doc. Abbiamo qui con noi Angela Maria Caruso, buongiorno. Buongiorno Erika. Buongiorno a tutti voi di Radio Diva. Sono un po' emozionata di essere qui con voi oggi. Non ti preoccupare, adesso prenderai confidenza. Allora, abbiamo una miss, una modella, abbiamo una ragazza entusiasta della vita e andiamo con ordine. Allora, intanto ovviamente io e Angela siamo amicissime, ci siamo conosciute ovviamente in una finale di Miss Over e salutiamo Elio Pari che è patron di Miss Over da 26 anni se non mi sbaglio. Allora, tu hai iniziato a partecipare a Miss Over nel 2003, poi nel 2005, 2008, 2009, poi nell'ultimo che ci siamo conosciute, 2016 se non mi sbaglio, 2016, e ha vinto tantissime fasce. Che fasce hai preso, Angela? Allora, ho preso una fascia di Miss Amica e poi due targhe come premi di riconoscimento alla partecipazione a questo evento splendido che mi ha fatto conoscere tante persone belle, tante persone insomma con la quale tutt'oggi mi sento, sono in contatto come te, Elio, la sua splendida moglie Emanuela Babbi, che salutiamo. Sì, che salutiamo, ciao! Ciao Emanuela, che ha tanta pazienza con noi. Beh, noi ovviamente sappiamo che hai partecipato, hai fatto sempre la tua bellissima figura perché sei una bellissima ragazza, entusiasta, un vulcano quando vuoi, perché sei anche una ballerina di flamenco, per me sei anche una cantante, tu non vuoi ma hai anche una bellissima voce. E hai vinto diverse fasce, hai fatto parte del calendario di Radio Diva l'anno scorso, nel mese di aprile, giusto? Sì, nel mese di aprile di l'anno scorso. Hai poi fatto sempre nel mese di aprile del calendario di Claudio Molinaro, fotografo torinese, che selezionò 24 donne, la bellezza della porta a fianco, e l'onore di essere fra queste 24 donne. È stato molto emozionante, grazie Claudio. Complimentissime Angela, tu hai partecipato tantissime volte, dicevamo, e nel corso di queste tue partecipazioni hai avuto una trasformazione del tuo fisico. Adesso sei ancora una bellissima donna, ci mancherebbe altro, se possiamo dire la tua età. Grazie, sì certo, 47 anni. Con orgoglio. Il mese prossimo. Complimentissimi, amore santo. Allora, cosa è successo? Hai avuto una trasformazione del tuo corpo, perché vogliamo arrivare a parlare di una cosa che non si riusciva a scoprire nel corso degli anni, che cos'era, una cosa che dovrebbero conoscere molto di più, si faceva fatica. Ne parliamo dopo nella seconda parte dell'intervista, che si tratta ovviamente di fibromialgia. Ed eccoci ancora qui, radioascoltatori di Radio Diva, siamo ancora qui con un ospite speciale, con le Jackson News. Io sono Erika Jackson, abbiamo ancora qui con noi Angela Maria Caruso di Napoli, che io adoro Napoli, ne vedo l'ora di tornarci, ci tornerò ad agosto. Angela, stavamo parlando di una cosa particolare che ti è accaduta negli ultimi anni, che ti sei accorta con i primi sintomi di avere, dopo un po' avete scoperto di avere la sindrome fibromialgica o sindrome di Atlante. Praticamente me ne sono resa conto dalla comparsa di lividi spontanei, senza che io avessi preso urticolpi, e poi un'eccessiva stanchezza cronica, una rigidità muscolare, quindi difficoltà a fare le cose più semplici quotidiane. Così poi si è arrivata a scoprire dopo un po' questa sindrome, che viene inquadrata praticamente
con molta fatica. Mm-hmm. Certo, certo. Sì, viene inquadrata nelle malattie neuroreumatologiche perché riesce a diagnosticarla un buon neurologo o un buon reumatologo, ma purtroppo esami clinici o esami diagnostici specifici non esistono, se non praticamente la palpazione di vari punti del corpo, i tender point, che sono dolenti e rigidi, e solo a questo punto si può purtroppo constatare di averla, sì, effettuare la diagnosi, che comunque è una diagnosi complessa, perché fibromialgia significa algia dei muscoli e dei tendini, ma da cosa deriva esattamente e cosa scaturisce ancora questo blocco non si sa del sistema, sì, ho capito. Sistema immunitario, è una dieta scorretta, insomma. Però vogliamo dire questa cosa che ti fa veramente onore, veramente ancora complimentissimi, te li faccio anche qui, perché ovviamente siamo amiche, te li faccio ancora tanto. Sei riuscita a perdere i chili in eccesso, con tanta fatica, con tanto impegno, e ok, però è stata veramente una dura battaglia. E tu vogliamo dire anche che fai spesso e volentieri tante ore di camera iperbarica? Sì, faccio molti trattamenti di iperbarica, perché l'ossigeno permette un miglior scambio delle sinapsi, quindi diminuisce le contrazioni. Vogliamo dire che hai anche tante spese, perché purtroppo c'è da dire che Napoli, la Campania, è una bellissima regione, una bellissima città, però non è riconosciuta come sindrome, come malattia. Quindi se riesci, magari riusciamo a lanciare un appello? Io vorrei lanciare un appello al Parlamento, perché purtroppo non è un problema solo della regione Campania, ma di molte regioni dello Stato italiano. La fibromialgia è riconosciuta, almeno per il momento, solo nella regione Veneta. E noi di tutto il resto di Italia stiamo raccogliendo le firme, cercando di smuovere insomma un po' la situazione. Devo dire la verità, anche Lady Gaga, la famosa rockstar, si sta occupando della sensibilizzazione proprio della fibromialgia, per farla inquadrare, comprendere, perché noi per lo Stato, per il mondo, siamo i malati immaginari, perché è tutta una sintomatologia che è all'interno, ma non riusciamo a farla conoscere, a dimostrarla. Sì, va bene, io ti ringrazio, Angela, di essere stata con noi. Ovviamente ne parleremo più avanti, e spero che ci siano degli sviluppi positivi. E niente, ti ringrazio del tuo tempo. Io saluto tutti i radioascoltatori di Radio Diva per essere stati all'ascolto con noi. Io sono Erika Jackson. Grazie. Buona giornata a tutti. Love and peace.